Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e buon lunedì. Carlo Vallotto, analista materie prime. Eccoci qui come ogni lunedì. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. E insomma. Allora, questa settimana abbiamo visto una bella ripartenza dell'oro. Già all'inizio del mese di dicembre ha visto un bel rialzo finale del mese di novembre. Partito l'oro è andato su del 3,40%. Eccolo qui. Insomma, la settimana scorsa abbiamo visto un po' di movimenti. Abbiamo visto insomma, che c'è stato questo rialzo dell'oro, proprio anche in virtù di quello che è, insomma, i vari dati macroeconomici che hanno spinto al rialzo, insomma, o comunque. Hanno riportato al di sopra, molto molto importante, vedete, al di sopra della media mobile 200 periodi, eccola qui, questa linea bianca, media mobile 200 periodi. Adesso siamo proprio lì che sta veramente soffrendo un pochino l'oro, è qui proprio fermo, fermo lì sulla media 200 periodi. Poca roba, diciamo, poca cosa perché. Insomma, ecco, ci potrebbe, diciamo che è estremamente difficile. Vedete il livello che avevamo già segnato in precedenza, li teniamo sempre qui. Adesso prossimamente poi toglieremo anche questi livelli qui, anzi, li possiamo anche togliere perché appunto ci avevano aiutato in precedenza. Questo bel pullback di questo triangolone, cancelliamo ancora questi livelli qui in modo da ripulire un pochino il grafico, da mantenere soltanto i livelli essenziali. 1760, un livello estremamente interessante anche di prezzo di supporto, lo teniamo qui in azzurro proprio per indicare un po' il lungo periodo. Che cosa sta succedendo all'oro? Beh, l'oro diciamo che ha reagito bene al rallentamento dei tassi di interesse della Fed. Questa settimana, andiamo un po' a vedere il calendario, questa settimana diciamo i dati più importanti. Ci saranno il lunedì, poi durante la settimana scorte di petrolio greggio martedì sera, il mercoledì pomeriggio, vedete, queste sono le scorte di petrolio greggio. Vedremo un pochino perché la scorsa settimana sono veramente, vedete il pallino qui sotto, sono crollate meno 12,58 milioni di barili, quindi insomma è un filino crollata. Il petrolio ha reagito però non tantissimo. Domenica, ieri c'è stato l'accordo dell'OPEC, la riunione dell'OPEC, diciamo sostanzialmente nulla di fatto. Si mantengono i tagli a 2 milioni di barili, il precedente, insomma, taglio della produzione. Ve ne parlerò fra poco quando vedremo il petrolio. Rapporto settimanale dei sussidi di disoccupazione, eccolo qui, costante, lo vediamo ogni venerdì, insomma, poche in qualche modo le indicazioni che danno, vedete come rimane comunque molto basso. Tuttavia, insomma, ecco, era partito molto alto appunto in questa fase qui, pandemia, eccetera, eccetera. Poi dopo si è attestato, insomma, intorno ai 200. 200-220 mila, lo vedete anche qui. Tutto per dire che cosa farà la Federal Reserve nella prossima riunione di dicembre. Vedremo un pochino, probabilmente, ecco, questo potrebbe implicare che cosa? Potrebbe implicare un rallentamento, come vi dicevo poco fa, del rialzo dei tassi. Grazie per i like che mettete, pollicioni all'insù, i pollicioni, belle anche la volta scorsa avete veramente, come si può dire in italiano, pollicionato in su, non lo so se si può dire, comunque diciamolo pure, lo diciamo. Allora, media mobile a 200 periodi che è magicamente sparita in questo caso qui, però la possiamo tranquillamente rimettere. Eccola qui. Quindi diciamo che sostanzialmente 200 bianca, sostanzialmente i prezzi dell'oro, appunto, vedete, si posizionano proprio molto vicini alla media mobile 200 periodi. Ora questa tendenzialmente viene utilizzata dagli investitori di lungo periodo, insomma, un po' per sancire rialzi o ribassi. Se l'oro, insomma, dovesse ritornare su,
diciamo, in una fase rialzista. Molte sono le analisi. Diciamo che in questo momento c'è stata una ricopertura delle posizioni corte da parte degli investitori perché avevano investito pesantemente sullo short dell'oro. Attualmente diciamo che sono delle ricoperture, non ci sono molti acquisti da parte degli investitori, gli ETF sono ancora abbastanza debolucci, insomma, bisognerà un po' comprendere il tutto. Ci sono un paio di cosette da dire, sapete che sull'oro mi dilungo un pochino perché è molto molto importante, un benchmark di mercato, quindi dobbiamo capirlo bene, insomma, eccolo qui. Quindi ecco, diciamo che naturalmente adesso siamo un po' all'inizio di dicembre, però ormai sapete che intorno già al 16, 7, 20 dicembre, insomma, si cominciano a tirare i remi in barca. Adesso non è che poi, per carità, sicuramente è pronto per essere smentito, sicuramente, però normalmente diciamo che poi il periodo diciamo che tra il 21 al 22, insomma, e i primi giorni dell'anno nuovo, dopo tendenzialmente i volumi sicuramente saranno, normalmente sono inferiori. Ciò non significa che non ci sarà volatilità, può darsi che magari per qualche notizia dalla parte della Cina o altre notizie che ci possono essere, il prezzo, insomma, potrebbe risalire. L'argento ha performato molto molto meglio dell'oro e ci tracciamo un bel canale di trend, un bel canale di trend, e lo prendiamo da qui un bel canale di trend, no, non mi piace da qui. Vedete come si fanno anche degli esempi. Prendiamolo da qui perché mi piace di più come canale di trend. Vedete, massimi rialzisti, duplica, copia, eccola qui, e ce la portiamo giù, grosso modo qui, insomma, più o meno qui, eccola qui. Non è più o meno che non è che vi dico più o meno, non vi faccio vedere tutte le mie tecniche segretissime, naturalmente, però insomma, qualche cosa per cercare di capire. Ecco, siamo nella parte alta del canale rialzista dell'argento, quindi anche complice un pochino, vedete, l'iper comprato, siamo molto vicini all'iper comprato, siamo intorno vicino ai 75, quindi oggi ci sarebbe questa, diciamo, pin bar ribassista, questa candela di inversione, vediamo un pochino, insomma, probabilmente ritorneremo in area 22, 22,60, 22,50, 22,60, questa è la zona grosso modo di lavoro che potrebbe essere, per dopo probabilmente, insomma, vedere un pochino, insomma, sarebbe contro trend, quindi attenzione, non facciamo operazioni contro trend, però insomma, ecco, un raggiungimento almeno del primo livello di supporto 2200, 2210 dollari per oncia per quanto riguarda l'argento, molto meglio. Siamo sopra, ben sopra la media mobile, siamo circa un 8% sopra la media mobile a 200 periodi, ha performato leggermente meglio l'argento. Insomma, si presuppone un deficit, quasi quasi cancelliamo anche questo in modo da pulire il grafico. Si presuppone un deficit per quanto riguarda il mercato dell'argento, quindi insomma forse gli investitori stanno un po' subodorando questo. Ma la cosa più importante che cos'è? La cosa più importante, ricordiamoci, anzi facciamo così, mettiamoci proprio una pallina, un'ellisse su questa zona qui, perché probabilmente potrebbe fare un pullback, ovvero c'è stato un breakout rialzista. Prendiamo il colore giallo che si vede di più. Breakout rialzista, eccolo qui, e probabilmente, ecco, potrebbe ritornare a testare questa zona qui. Naturalmente, come consuetudine, nessuno al mondo sa che cosa può essere, noi ci facciamo gli scenari, o rimbalza, oppure scende giù. Molti, sapete, non ragionano in questo modo qui, molti ci fanno degli scenari magari rialzisti, e quindi vengono scottati. Bisogna seguire sempre quello che dice il mercato, non quello che dice la nostra testa. È facile dire sì, noi siamo rialzisti per dopo far. Sapete quanti ne ho visti, quante stelle cadenti ho visti? Sì, che magari hanno indicato una direzionalità e poi non è stata quella. Platino, ugualmente un po' un filino meno tonico dell'argento, molto correlato, sono due metalli molto utilizzati percentualmente, molto utilizzati in
uso industriale, sta lavorando molto bene su questa trend line. La vedete questa trend line? Eccola qui. Sta lavorando molto bene su questa trend line il platino, quindi siamo sopra i 1000 dollari per oncia, un po' il livello chiave, e soprattutto 9,79, livello di supporto estremamente importante. Quindi ecco, da questo punto di vista, in questo contesto, direi di vedere, insomma, c'è questo doppio massimo. Anche qui siamo in zona di, diciamo, di ipercomprato, quindi non so, ecco, potremmo vedere una fase laterale, perché il trend sembra essere forte, quindi potremmo vedere una fase laterale tra 1046 e 977. Palladio, non c'è storia per il Palladio, non riesce a muoversi. Cancelliamo anche qui questo trend, questo canale rialzista. Manteniamo i livelli di supporto statici classici, vedete 1780, livello di supporto, intorno ai 1960 per quanto riguarda il livello di resistenza, e poi sopra 2063, ecco, questi sono i livelli. Al momento, diciamo, rimane all'interno di questo range, sembrerebbe anche in questo caso una figurina ribassista. Molto difficile il mercato del Palladio in questo momento. Io sto utilizzando delle strategie di spread trading piuttosto che di ingresso diretto, e quindi in questo contesto qui, insomma, direi che il Palladio possiamo, per un ingresso diretto, insomma, a mio avviso, ritorniamo un attimo indietro, un breakout ribassista 1720, ma è molto, molto, molto strano, perché dopo c'è bisogno che si scarichi, ci sia un movimento deciso dopo una fase laterale così lunga, durata oltre 6 mesi, insomma, vedete qui, oltre 6 mesi. Per quanto riguarda il petrolio, ecco, grande il fermento che c'è stato questa fine settimana sul petrolio, perché si aspettava, insomma, questa riunione dell'OPEC. Membri dell'OPEC, che cosa hanno deciso? Hanno deciso sostanzialmente di non far nulla. Scorto il petrolio la settimana scorsa dall'American Petroleum, dell'Energy Information, molto molto basso, meno 12.000 abbondanti, abbiamo visto, sotto i 12.000 erano, se non ricordo male, appunto 12.058, e quindi ecco, grande fermento. Oggi il petrolio sale. Anche qui non è molto convinto, è vero, c'è una salita, oggi siamo un pochino in qualche modo, c'è questa ripresa delle quotazioni, bella ripresa, un bel rimbalzo sicuramente. Poi il petrolio negli ultimi, diciamo che nell'ultimo anno ci ha abituato a percentuali di movimentazione giornaliere molto molto più elevate. Lo vediamo dallo stesso ATR, che è partito a 7 punti, a oggi siamo intorno ai 4 punti, però precedentemente vedete che era intorno a un punto e mezzo percentuale. Quindi molto volatile il mercato del petrolio. Cina in primis, con i casi di Covid e tutte le restrizioni che sembrano andare a venire. Togliamo le restrizioni, mettiamo le restrizioni, mettiamo le restrizioni, togliamo le restrizioni. Che tra le altre cose, attenzione, diciamo che in Cina, la situazione della Cina per quanto riguarda le restrizioni del lockdown sono totalmente diverse rispetto a quelle che in un regime totalitario, e mi fermo qui, sono molto molto diverse rispetto a quello che possiamo pensare noi. Insomma, non è che dobbiamo stare solo in casa, lì ci sono delle altre, diciamo, delle altre, si attivano delle altre forme di restrizione. Comunque, in tutti i casi, sapete che ci sono delle grandi proteste in Cina proprio in questo contesto qui. Principale consumatore di petrolio mondiale è proprio la Cina. Dall'altro fronte, entrano in vigore oggi le sanzioni europee, insomma, totali all'embargo del petrolio russo. Da molte parti, molti analisti esterni di più paesi, non soltanto dei paesi del blocco occidentale, indicano come la Russia possa vendere il petrolio tranquillamente, al posto di venderlo all'Europa, lo vende alla Cina, alla Turchia, al Medio Oriente, lo vende all'India, che ne ha fatto incetta, a tanti altri paesi. C'è stato il price cap di 60 dollari.
a mio avviso vale poco il prezzo dei 60 dollari di price cap, perché è il prezzo attuale che sta vendendo, che lo sta vendendo la Russia. Quindi diciamo che tendenzialmente, ma sinceramente non la vedo una grande mossa, a prescindere che è più una, diciamo che non è una mossa tecnico-finanziaria, è una mossa diplomatica a livello geopolitico per cercare di disincentivare, insomma, i fenomeni di guerra che ci sono, e qui non assolutamente nulla, 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 nulla da dire. Per quanto riguarda il petrolio, manteniamo il livello del WTI a 75 dollari, per quanto riguarda il livello di supporto, 81 dollari il livello di resistenza. Vediamo un pochino qui, il primo livello di Fibonacci, tra, appunto, dicevamo 75 e 87, sono i due livelli. Vedremo un pochino, doppio minimo, eccolo qui, doppio minimo, primo minimo e secondo minimo, quindi il rimbalzo c'è stato, si è fermato proprio sul livello di resistenza che avevamo indicato. Quindi adesso vediamo che cosa vorrà fare da grande il petrolio, se vorrà salire nuovamente qui. Però attenzione, perché dovrà, in qualche modo, cosa dovrà fare il petrolio? Dovrà, insomma, uscire da questo trading range, insomma, 87 e 77, ecco, 75. Questi sono i due, fin tanto che rimane qui all'interno, si possono fare magari delle operazioni a livello intraday, idem tale quale per quanto riguarda il Brent, molto vicini 87, 80, 82 e 17. Lo spread è circa 5 dollari, 6 dollari abbondanti, se non vado errato, 5 dollari. Quindi ecco, diciamo che sostanzialmente siamo abbastanza nelle normalità. Gas volatile, 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 volatile. Gap ribassista, temperature migliori delle previsioni per quanto riguarda insomma, l'andamento delle temperature. Che cosa ha fatto? Qualcuno in questo grafico ha segnato un bel Fibonacci, un Fibonacci che ha risposto precisamente. Bravo quello che ha segnato il Fibonacci in questo grafico. Quindi direi che, insomma, il sottoscritto il suo lavoretto, il suo buon lavoro l'ha fatto. Quindi ecco, mi farà piacere se qualcuno, grazie a ciò, mi metterà un pollicione, magari all'insù mi farà ben piacere. Al di là di questo, insomma, vedete, ecco come sta lavorando, gap ribassista. E quindi cosa facciamo? Noi ci segniamo, come di consueto, che questo gap normalmente va richiuso. Quindi possibile un'ulteriore debolezza. Adesso, per quanto riguarda, c'è ancora probabilmente un po' di spazio di discesa, ma i range giornalieri, vedete come sono 10%, 6%, 7%, cioè è estremamente difficile prendere posizioni lunghe, a meno che non prendiate, ma anche se prendete veramente size microscopiche, potreste trovarvi in difficoltà. Per quanto riguarda il copper, il testo e spalle che avevamo indicato lo teniamo ancora lì, anche se, appunto, io direi attenzione alla media 200 periodi, perché insomma è quello che innanzitutto stiamo aspettando che vada a chiudere questo gap qui. Quindi è più in alto ancora questo qui, ma qui ci vuole ancora. Quindi 8.477 dollari per tonnellata per quanto riguarda il rame, leggermente ripartito. Rame, poca roba, perché l'inclinazione, la vedete, non è decisamente, non è proprio proprio elevata. Vuol dire che, insomma, c'è diciamo, c'è una grande incertezza. C'è stato uno sciopero importante per quanto riguarda la produzione le scorse settimane della produzione in Russia, scusate, in Cile. Anche la Russia è produttore di rame, e quindi soprattutto il Cile ha trovato, insomma, grandi, grandi difficoltà. Eccoci qua. Allora, andiamo subito a vedere gli agricoli. Il tempo stringe, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Pochi movimenti, appunto, un po' su tutte le movimentazioni. Abbiamo visto, appunto, il cacao caffè che ha ripreso un pochino dalle quotazioni minime. Però diciamo che il percorso più importante sono stati il corn e il wheat, che sono scesi, perché naturalmente, vedete, il wheat
Anche qui rottura ribassista, andate a vedere i precedenti video, da quanto tempo avevo dato questa indicazione ribassista, da quanto tempo avevo dato questa indicazione ribassista, quindi non dite che non vi avevo detto che c'era questo, ci sarebbe stato questo ribasso. Non siamo profeti, siamo soltanto conoscitori del mercato, profondi conoscitori del mercato. Anche qui vedete la rottura del percorso ribassista per quanto riguarda il wheat, la ripresa, insomma, la ripresa delle esportazioni da parte nel corridoio del Mar Nero, da parte della Russia e sostanzialmente anche il Dipartimento dell'Agricoltura americano ha indicato come la produzione sia sempre sia superiore rispetto alle aspettative, rispetto alle attese. Quindi ecco, il grano che sembrerebbe un pochino far rientrare il pericolo. Insomma, crisi alimentare nel mondo e ripeto ancora una volta, speriamo che appunto possa questo diciamo portare beneficio. Siamo sotto la media mobile 200 periodi, rottura ribassista di questo canale. Ce lo segniamo, proviamo a segnarci questa cosa qui, ovvero questo cose da palati molto fini. Questo potrebbe essere quasi un percorso ribassista, ovvero un test e spalle ribassista. Ce lo segniamo e lo teniamo lì. Come al solito, noi facciamo le nostre analisi anche guardando i grafici a più ampio respiro, quindi vediamo un pochino. Va bene, ringrazio tutti coloro che hanno messo il pollicione e che lo metteranno successivamente quando vedranno questa registrazione. Vi do appuntamento e vi auguro una buona settimana di trading.